perdano mai la speranza che rischiare il loro cammino, sentano la responsabilità delle loro scelte di vita e siano aiutati a ritornare a far parte di una società più giusta e sicura. Cuore di Gesù, che sei il vincitore della morte, accogli l'anima di tutti i tuoi ministri defunti nella pienezza della tua misericordia. Perché seguiamo Maria sulla strada della santità che suo Figlio ci indica. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Dattore dei doni, vieni, luce del cuore, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che vigilo, scalda ciò che gelido, drizza ciò che sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, gioia gioia eterna. Trovate in questa Bibbia una cosa che era un buon pastore. Io non si sa di chi è un pastore, poi apri, guarda cosa c'è. Dieci buoni motivi per non perdere la lezione divina del mattino. Ah, quello che ha detto Patrizia. Io non ce l'ho. Lo posso prendere? Ora vedo fate questa Bibbia. E di qua fa parte? Sì, qua di là, lo so. Perché ha scritto Patrizia. Non avevo il biglietto io. Io dicevo no. Questi biglietti li ha fatti Loredana poi. Ah. Chi Loredana? Sì. Loredana chi? Loredana Sciacquina. Sì? Sì, allora sarà suo allora. Non lo so, questi biglietti io ce l'ho a casa, perché li abbiamo distribuiti poi. Ah sì? No? Sì. Me lo dà Giussi, così sì, me lo ricordo. Però. Sì. Giussi, se ne è più di una me ne dai una, che ogni tanto mi rispolveri la memoria. Non c'è il nome non c'è. È nuovo. Sì, ci sono degli appunti. C'è uno degli appunti. Conoscete voi la scrittura? Vediamo. Forse è Saverio. Non Saverio, no. È la prima pagina. La prima pagina non c'è. Figli di Loredana. Può essere di, sì. Sì, può essere che sono degli figli di Loredana. Di Valentino, di mettiamolo. Guarda, perché non è un anche caso qua. Che padre Giammusso trova questo e me lo fa vedere a me. E io così lo voglio che me lo rispondo. Non so, possiamo dirlo. Allora, siamo allora alla prima settimana. Sì, sì. Signore, apri le mie labbra. E la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo, esultiamo al Signore, acclamiamo il Dio che ci salva, alleluia. Venite, adoriamo al Signore, acclamiamo il Dio che ci salva, alleluia. Il Dio viene a salvarvi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Splende nel giorno del Padre, per la nuova del mondo, consacrata da Cristo,
finisca le tue sorti. O Gesù, Re di gloria, unisci i tuoi fedeli al trionfo pasquale sul mare e sulla morte. Fai che il giorno veniamo incontro a te, Signore, sulle nubi del cielo, nel regno dei beati, trasformati a tua immagine, noi vedremo il tuo volto e sarà gioia piena nei secoli dei secoli. Amen. Ogni prima settimana, la domenica, iniziamo con l'albero del giardino del paradiso terrestre e arriviamo all'albero del Calvario. Allora, mettili qua e senti Maria Grazia qui. Le attivo, le facciamo. Letizia, l'albero della vita. L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore. Salmo numero 1. Perché andiamo a prendere l'albero della parola di Dio. Buona giornata, carissimo nonno, vieni, prendi coraggio. Forza via. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. E come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto al suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore. Perché non dobbiamo scegliere le cose che, come dire, danno serenità alla vita, forza, vigore e riuscita? La vita riuscita è proprio quella che ci viene presentata. Riusciranno tutte le tue opere se tu ascolti la parola di Dio e la metti in pratica. Non è una stoltezza scegliere delle cose che piacciono che rovinano. Cose che piacciono e rovinano. Migliorare invece la nostra esistenza delle scelte autentiche, anche se tu i tuoi desideri vengono messi da parte, perché ci sono invece delle indicazioni che sono per te un grande valore, un grande valore e un futuro certo e sicuro. Secondo Antifono. Parola di Dio al suo Cristo. Io ti ho costituito re su tutti i popoli. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore
e il suo consacrato. Insieme spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro giogo. Fermi, forza, ride. Ride colui che sta nei cieli. Il Signore si fa beffe di loro. Egli parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. Insieme. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul sio di mia santa montagna. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. Insieme, ed ora siate saggi o sovrani, lasciatevi correggere o giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Imparate la disciplina, perché non si adiri e voi perdiate la via. In un attimo divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio al suo Cristo, io ti ho costituito re su tutti i popoli. Ecco perché dice: spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro giogo. Ecco, questi sono quelli che pensano quelli che insorgono il re della terra, i principi che congiurano insieme contro il Signore e il suo consacrato. Pensano così: spezziamo le loro catene, dobbiamo gestire noi il nostro futuro, la nostra storia. Ride colui che sta nei cieli. Guardate, allora, i progetti dei popoli vanno a finire sempre nella vanità e nel fallimento, tutti i progetti dei popoli. Per cui lui, egli parla di ride colui che sta nei cieli, e il Signore si fa beffe di loro, dei loro progetti, e parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. Ho decretato io, il mio sovrano, sulla santa montagna, e voglio annunciare il decreto del Signore. Tu sei mio figlio. Ci presenta il figlio di Dio che guiderà la storia e spezzerà i progetti dei popoli. Spezzerai con lo scettro di ferro, come vaso d'argilla le frantumerai. Ora ecco perché è un ammonimento per i saggi di quella terra: siate saggi, sovrani, lasciatevi correggere, servite il Signore, rallegratevi con tremore, imparate la disciplina, e così via. Insomma, una nuova esortazione. Oggi purtroppo i popoli non ascoltano, cioè direi i regnanti, i principi della terra non ascoltano, e abbiamo le guerre. Andiamo, gloria al Padre, l'abbiamo detto. Signore, senza antifona. Tu sei la mia difesa, Signore. Tu sei la mia gloria. Signore, quanti sono i miei avversari? Molti contro di me insorgono. Molti dicono della mia vita: per lui non c'è salvezza in Dio. Ma tu insieme sei il mio scudo, Signore, sei la mia gloria e tieni alta la mia destra. A gran voce grido al Signore ed egli mi risponde dalla sua santa montagna. Guardate la cultura di oggi,
dove dice che non c'è salvezza in Lui, in Dio non c'è salvezza. Se tu non sei capace di gestire la tua vita, caro mio, quale Dio? Lascia stare, Dio è lontano da noi. È questo che parla, ragionano, non ragionano bene. Molti contro di me insorgono, perché dicono? Per Lui non c'è salvezza in Dio, perché Dio non esiste. Ma tu sei il mio scudo. È una tentazione. Oggi la cultura rinnega Dio, mette da parte Dio. I mezzi di comunicazione non si parla di Dio assolutamente, e meno male che ci sono quelle emittenti cristiane, altrimenti Dio sarebbe veramente nell'oscurità. Andate a cercare qualcosa di bello, se non come riempitivo, vanno a cercare qualche piccolo filmetto religioso ogni tanto per tappabuchi, però che non è nel loro mestiere. Ma abitualmente in tutti i canali c'è solamente distrazione, c'è solamente inebriarsi di certe ideologie, di certe proposte che lusingano gli uomini, ingannano gli uomini e lasciano l'amaro della delusione, purtroppo. Ma tu sei il mio scudo, Signore, insieme. Ma tu sei mio scudo, Signore, sei la mia gloria e che è alta la mia testa. A gran voce grido al Signore, ed egli mi risponde dalla sua santa montagna. In tanto inquinamento noi dobbiamo affermare chi è Dio. Dio, colui che ci ama, ci ha creato e siamo preziosi ai suoi occhi. Forza. Io mi corico, mi addormento e mi risveglio. Il Signore mi sostiene. Non temo la folla numerosa che intorno a me si è accampata. Capito? La folla numerosa che ci grida: sei un illuso, lascia stare Dio. Cerca di farla fare tu in modo possibile di realizzarti. Se aspetti da Dio, finirai. Sarai nella penuria, nella emarginazione. Allora, sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Tu hai colpito alla mascella tutti i miei nemici. Hai spezzato i denti dei malvagi. La salvezza viene dal Signore. Che bello. Sul tuo popolo la tua benedizione. Ecco, finisce con questa affermazione di fede: la salvezza viene dal Signore. C'è poco da fare, potete urlare, potete fare schiamazzo quando volete, ma il Signore, la salvezza viene dal Signore. E lo dobbiamo dire ai nostri figlioli: la salvezza viene dal Signore. Tutto è un inganno, l'orgoglio, la superbia, mettere da parte il Signore, perché non prevalere sugli altri, sii umile, semplice, aiuta gli altri a fare del bene, non trascinarteli a fare quello che le tue avventure. La salvezza viene dal Signore, sul tuo popolo la tua benedizione. Bellissimo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei la mia difesa, Signore. Tu sei la mia gloria. La parola di Cristo abiti in voi con abbondanza. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza. Andiamo a prendere allora Gioele, il giorno del Signore, il giorno del Signore. Giovane? Gioele. Andiamo a prendere Gioele. Gli scribi interpretavano la scrittura, scribi, e interpretavano la scrittura, perché allora
La Bibbia non era scritta così come noi vediamo con le vocali e le consonanti. Allora c'erano le consonanti solamente. Allora gli scribi, che conoscevano la tradizione orale, interpretavano loro e mettevano dei segni particolari, un puntino, due puntini, tre puntini, per indicare la A, la E, la U, la T, eccetera. Però quindi tutta la scrittura è tutta in consonanti. Per cui scribi, dottori della Chiesa e gli scrivi. Quindi gli scrittori facevano la traduzione, evidenziamo, e i dottori della Chiesa avevano l'interpretazione. I farisei erano quelli che gli ispettori per vedere se o si osservavano le leggi e i comandamenti del Signore. Allora siamo capitolo 2, versetto 21. Gioele dove si trova? Gioele è... Dopo sera. Alla pagina è 2178. Prima di Amos. Perfetto. Gioele, ragione. Grazie. Capitolo 2. Il giorno del Signore, capitolo 2, versetto 21. Visione di abbondanza. Forza via. Il giorno del Signore. Così dice il Signore, non temere terra, ma rallegrati e gioisci, poiché cose grandi ha fatto il Signore. Che bello questo, cose grandi, la Madonna, cose grandi. Non temere. Possiamo mandare un messaggio? Certo, sì. Non temere, Francesca, ma rallegrati e gioisci. Perfetto. Hai capito? Non temere, Francesca. Non temete animali selvatici. Ecco, quindi incomincia dagli uomini. Non temere terra. Terra, praticamente terra dei viventi, sì. Rallegrati e gioisci perché cose grandi ha fatto il Signore. Quindi a progetti di pace, non di sventura. Rallegrati. Non temere, e poi va agli animali. Non temete animali selvatici, perché i pascoli della steppa hanno germogliato, perché gli alberi producono i frutti, la vite e il fico danno le loro ricchezze. Quindi l'abbondanza della terra non è altro segno che dell'abbondanza di grazie che il Signore ha preparato per noi. Io ho scritto che la provvidenza tocca anche gli animali. Certo, bravissimo, esatto, sì. Voi, figli di Sion, rallegratevi, gioite nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia in giusta misura, per voi fa scendere l'acqua, la pioggia d'autunno e di primavera, come in passato. Guardate allora la nostra siccità, oppure queste stagioni un pochino così convulse, sbagliate e travolte, è un richiamo grande, perché gli uomini hanno sovvertito il rapporto con Dio, non c'è più un'osservanza, non c'è quella coerenza con la parola di Dio, non si ascolta, si fanno i propri progetti senza considerare cosa vuole il Signore da noi. Le aie si riempiranno di grano e i tini traboccheranno di vino nuovo e di olio.
vi compenserò delle annate divorate dalla locusta e dal bruco, dal grillo e dalla cavalletta, da quel grande esercito che ho mandato contro di voi. E quindi c'è stata una grande carestia, vi ricompenserò allora perché siete ritornati a me. La conversione del cuore ritorna all'abbondanza. Sì, con la misericordia di Dio c'è questa grazia che si fa vedere, lo fa avvertire anche esternamente. Mangerete in abbondanza, in sazietà, e loderete il nome del Signore vostro Dio, che in mezzo a voi ha fatto meraviglie, ma mai più vergogna per il mio popolo. Allora voi riconoscerete che io sono in mezzo a Israele e che io sono il Signore vostro Dio e non ce ne sono altri. Mai più vergogna per il mio popolo. Dopo questo io effonterò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni effonterò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Guardate che bello questo qui, che bello, la pace messianica, il messaggio che il Signore ci dà. Allora, nel momento in cui il Signore diventa l'elemento principale da seguire, l'amore al di sopra di ogni altra cosa, c'è il paradiso terrestre. Invece dobbiamo constatare quanti omicidi, quanti assassini, quante ingiustizie che ci sono. Anche la politica stessa non sa cosa fare, quale prendere, la soluzione da prendere per risolvere tanti problemi che ci sono nel mondo. È così, la Babele è una confusione, perché non hanno un rapporto con Dio, per cui anche la politica è stata confusionale, si può cosa fare. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. Dunque? Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. Gloria, no. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Qualche riflessione, o se c'è qualcosa da riflettere, lo sottolineiamo. Come chiama la fine dei tempi, quando il sole si cambierà in tenebre? Sì, certo che questa lettura deve essere applicata oggi. E c'è sempre speranza, perché se noi osserviamo la parola di Dio, gli uomini, allora, comprenderanno che seguire Lui significa seguire un destino buono, perché seguiamo colui il quale ci vuol bene, ci dice: vuoi seguire la giustizia e avrai la pace, anche l'abbondanza e la provvidenza. All'ultimo lo dice, vi sarà salvezza anche per i superstiti. Sì. Cioè, coloro che quindi cambiano vita, diciamo, si convertono. Sì, superstiti, esatto, che il Signore avrà chiamato, perché vuole salvare tutti. E li chiama il buon ladrone. Sì, esatto, sì. E vi devo dire che in questi giorni veramente ci sono state delle conversioni, ma speriamo che sia conversione con la perseveranza. Durature. Esatto, di conversione ne abbiamo viste parecchi. Sì, sì. Passare di qua molti. Molte. Ogni giorno ci sono veramente situazioni dove pensiamo di avere il Signore averlo aggiustato. Beh, oggi è domenica, poi si ritorna purtroppo, perché non c'è quella continuità, quella perseveranza. Un po' le lampade devono essere sempre riempite, perché le lampade poi si spengono. Dove non c'è la parola di Dio, se non c'è l'olio che alimenta la lampada, finisce, si,
si sfa... Perché noi ci siamo fatti così, momenti di entusiasmo grandioso, tocchiamo il cielo con un dito, poi ci afflosciamo e non abbiamo quell'entusiasmo di prima, perché non siamo alimentati le vergini stolte e quelle sagge. Che devono ogni, Dio che ogni giorno, ogni giorno questo entusiasmo. Ogni giorno, sì. Perché così, scusatemi, ogni giorno si prepara la mensa, il cibo, il pranzo, e dobbiamo anche, c'è un'altra mensa dove dobbiamo nutrire la nostra anima, non di solo pane e uomo, anche il vino, l'olio. E di tutto abbiamo bisogno del pane, dell'Eucaristia e della sua parola. Bisogna gustare, perché se non gustiamo non sentiamo il desiderio. Sì. Sì, non è che non gustano, vabbè, gusta. Sono contentissimi, però non sono perseveranti, purtroppo. Allora, volevo anche dire che stiamo parlando del giorno del Signore. Il giorno del Signore? E quando Gesù consegna tutto a Dio Padre. Ecco, sì, esatto, perché tutto sarà, perché il Signore ha consegnato al Signore l'opus, l'opera, la sua opera. Ecco per quale motivo Gesù da piccolino a 12 anni, carissima Maria, benvenuta, dove sei andato Pepino? Allora, sì. Allora, a 12 anni il Signore, quando si smarrì per 3 giorni, ha voluto annunciare il regno di Dio. Quei 3 giorni hanno preparato alla nostra mamma celeste e a San Giuseppe l'impegno che doveva lui occuparsi delle cose del Padre suo. E quali sono le cose del Padre suo? Che nessuno si perda, ma che tutti si salvino. E difatti io sono venuto non per condannare, ma per salvare. Ecco per quale motivo è importante, perché il Signore è venuto per salvarci. Il 1° di dicembre inizia già, mi pare il giorno 3, inizia l'Avvento, preparazione al Natale, capite? E già c'è l'invasione di Babbo Natale, terribile, l'invasione degli stranieri praticamente, che sono estranei. Prima c'è Cristo Re e poi c'è sì, sì, va bene. Comunque, per dire, insomma, l'invasione, Gesù è venuto proprio per questo, perché nessuno si perda, ma che tutti abbiano la possibilità di salvarsi, convertirsi e salvarsi. Questo è il nostro carissimo Gioele che ci dice. Allora, e ci prepara praticamente l'Avvento. Forza responsorio. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli. Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Siate attenti, vegliate, perché non sapete quanto sarà il momento preciso. Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio quindi, è vicino. Siccome lo sposo verrà, quantomeno ce l'aspettiamo, l'attesa non è preparata. Domani viene, assolutamente, dobbiamo essere così. Carissimo Peppino, pace a te. Allora, è preparato, dobbiamo prepararci con la conversione del cuore. Cercare sempre di vivere vigilando, pregando, per non cadere nella tentazione, perché il demonio gira attorno cercando di distrarci. Ruggente. Come un leone ruggente. Sì, esatto. Per devorare. Pigine. Allora, andiamo alla seconda lettura. Forza Samantha. Thank you.
pronti? Sì, sì. Commento di Sant'Agostino sui Salmi. Non opponiamo resistenza alla prima venuta, per non dover poi temere la seconda venuta. Opporre resistenza significa che noi dobbiamo percorrere il Vecchio Testamento per eseguire i profeti, come hanno preparato il cuore degli israeliti alla venuta del Signore. E che non ci accada come questi israeliti, quali proprio aspettavano con ansia il Messia, ma quando è venuto erano distratti. E è venuto, e lui, senza fare il chiasso, senza rumore, ma silenziosamente, ma nell'umiltà, viene, ed è stato accolto solamente dai poveri, e basta, dai poveri che lavoravano anche di notte, i pastori per esempio, no? L'annuncio degli angeli, i pastori che vegliavano sul gregge, ma gli altri invece è venuto e non lo hanno accolto. Quindi la seconda venuta avverrà così? Credo di sì, perché Gesù stesso l'ha detto. Avverrà come ai tempi di Noè, quando gli uomini mangiavano, bevevano, si sposavano, maritavano, si compravano, vendevano e così via, eccetera. Venne il diluvio e furono sterminati tutti. Oppure come ai tempi di Lot, quando prese fuoco il Sodoma e Gomorra, e poi e si salvò solamente la famiglia di Lot. E sale in una e rimase di sale anche la moglie di Lot. Sì, quindi guardate, la distrazione è sempre alle nostre porte. Carissimo Giovanni, carissimo Giusi, benvenuti. Prendete subito, che cosa mi ha detto? La seconda lettura, Maria Luisa. Forza mia. Sì. Seconda lettura. Posso leggere una cosa di Sant'Agostino? Sì. Visto che c'è la lettura di Sant'Agostino. Una frase che mi è piaciuta. Sì. Non abbiamo ancora letto, però. No, non è una frase di quella lettura. Sì, è un'altra. Questo è Sant'Agostino che scrive. Sì. Vi parlo io che un tempo mi ingannai, quando la prima volta da giovane volle applicare alle sacre scritture la cura della discussione prima della ricerca e spirito di fede. Fui proprio io che per la mia cattiva condotta mi chiusi in faccia alla porta del mio Signore, mentre avrei dovuto bussare perché mi fosse aperta. Aggiungevo un monito maggiore perché mi fosse chiusa. Osavo infatti cercare da superbo ciò che può trovare solo chi è umile. Io, credendomi capace di volare, lasciai il nido e caddi prima che potessi spiccare il volo. Il Signore però, nella sua misericordia, perché non fossi calpestato dai passanti, lo dissi, mi accorse e mi depose nel nido. Bello, bellissimo. L'orgoglio l'aveva proprio incarnato. La presunzione, che la presunzione, però certamente uno legge, a cominciare a leggere di queste cose, sì, si sì. Pensa a quante tardi, sì, sì, anche sì. Tardi in età, certo, perché siamo attenti. Se è più giovane, si è più umile, più bravo, più giovane, di solito è giovane. Sì, i giovani sono. Pensiamo alla morte. Più sì, perché sì. Dopo una vita magari di comportamenti sbagliati, poi viene difficile a ritornare. No, ma comunque, anzi, forse più facile. Comunque, è la grazia. Non è mai troppo di tardi, comunque. Questo sì, non è, sì. Non è mai troppo tardi. Non è mai, sì.
forza via. Vado. Andiamo? Sperando. Allora ascoltiamo adesso. Sì. Grazie. Allora? Grazie Salvatore, grazie, è bello questo qui. E dalle confessioni, no? Dalle confessioni? Sì, ho iniziato a leggerlo, ma questo non è dalla confessione. Ok, andiamo. Allora si rallegreranno gli alberi della foresta davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra. Venne una prima volta e verrà ancora in futuro. Questa sua parola è risuonata prima nel Vangelo. D'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo. Che significa d'ora innanzi? Forse che il Signore deve venire già fin d'ora e non dopo, quando piangeranno tutti i popoli della terra? Effettivamente, c'è una venuta che si verifica già ora, prima di quella, ed è attraverso i suoi annunziatori. Questa venuta ha riempito tutta la terra. Che la profezia, le profezie, sì. E poi anche i sacerdoti e la Chiesa, sì. Poi... Non poniamoci contro la prima venuta per non dover poi temere la seconda. Che cosa deve fare dunque il cristiano? Servirsi del mondo, non farsi schiavo del mondo. Che significa ciò? Vuol dire avere, ma come se non avesse. Così dice infatti l'Apostolo: del resto, o fratelli, il tempo ormai si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero, coloro che piangono come se non piangessero, e quelli che godono come se non godessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non ne usassero, perché passa la scena di questo mondo. Io vorrei vedervi senza preoccupazioni. Chi è senza preoccupazioni aspetta tranquillo l'arrivo del Signore. Infatti, che sorta di amore per Cristo sarebbe il temere che Egli venga? Fratelli, non ci vergogniamo? Lo amiamo e temiamo che Egli venga, ma lo amiamo davvero o amiamo più i nostri peccati? Ci si impone perentoriamente la scelta. Se vogliamo davvero amare colui che deve venire per punire i peccati, dobbiamo odiare cordialmente tutto il mondo del peccato. Che bello cordialmente. Lo vogliamo o no, egli verrà. Lo vogliamo o no, egli verrà. Quindi non adesso, il che ovviamente non esclude che verrà. Verrà, e quando non lo aspetti. Se ti troverà pronto, non ti nuocerà il fatto di non averne conosciuto in anticipo il momento esatto. Certo. E si rallegreranno tutti gli alberi della foresta. È venuto una prima volta e poi tornerà a giudicare la terra. Troverà pieni di gioia coloro che alla sua prima venuta hanno creduto che tornerà. Giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti. Qual è questa verità? Unirà a sé i suoi eletti perché lo affianchino nel tribunale del giudizio, ma separerà gli altri tra loro e li porrà alcuni alla destra, altri alla sinistra. Che cosa vi è di più giusto, di più vero, che non si aspettino misericordia dal giudice coloro che non vollero usare misericordia prima che venisse il giudice? Coloro invece che hanno voluto usare misericordia saranno giudicati con misericordia. Si dirà infatti a coloro che stanno alla destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo.
e ascrive loro a merito le opere di misericordia. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare? Ho avuto sete e mi avete dato da bere, con quel che segue. A quelli che stanno alla sinistra, poi, che cosa sarà rinfacciato? Che non vollero fare opere di misericordia. E dove andranno? Nel fuoco eterno. Questa terribile sentenza susciterà in loro un pianto amaro. Ma che cosa dice il Salmo? Il giusto sarà sempre ricordato, non temerà annunzio di sventura. Che cos'è questo annunzio di sventura? Vita da me, via da me nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Chi godrà per la buona sentenza non temerà quella di condanna. Questa è la giustizia, questa è la verità. O forse perché tu sei ingiusto, il giudice non sarà giusto? O forse perché tu sei bugiardo, la verità non dirà ciò che è vero? Ma se vuoi incontrare il giudice misericordioso, sii anche tu misericordioso prima che egli giunga. Perdona se qualcuno ti ha offeso, elargisci il superfluo. E da chi proviene quello che doni se non da lui? Se tu dessi del tuo sarebbe un'elemosina, ma poiché dai del suo non è che una restituzione. Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? Queste sono le offerte più gradite a Dio: la misericordia, l'umiltà, la confessione, la pace, la carità. Sono queste le cose che dobbiamo portare con noi e allora attenderemo con sicurezza la venuta del giudice, il quale giudicherà il mondo con giustizia, con verità, tutte le genti. Grazie Agostino, grazie. E grazie al pensiero di Salvatore. Grazie. Così ci arricchiamo anche nella conoscenza e nell'approfondimento. Il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. Vedrà ciascuno secondo le sue azioni. Giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti. Renderà ciascuno secondo le sue azioni. Padre, la lettura di Sant'Agostino, quando dice l'umiltà, la confessione intende la confessione dei peccati o la confessione di credere in Dio? E l'uno e l'altro. L'uno e l'altro. La confessione significa a un certo punto. Carmelina, sì, hai dimenticato la Bibbia? Non ho dimenticato. Allora, uno, la conversione significa conversione, uno che cammina per tranquillamente, a un certo punto si accorge di aver sbagliato strada. Cosa fa? Allora, la conversione è inversione di mano. Sì, quindi c'è la confessione, oltre l'umiltà, la pace, cosa, la carità. Riconoscere il proprio peccato, confessione, confessare sì, quello che ha riconosciuto. E la conversione, è chiaro che uno riconosce. Sono collegati, certo. Sì. E la consapevolezza di aver sbagliato, di dare la misericordia sì. E difatti di questo si compiace il Signore, uno che riconosce di aver sbagliato e poi e umilmente accetta anche la correzione, quindi la confessione e poi anche l'ascolto della parola di Dio. Queste sono le cose che il Signore di cui si compiace. Allora andiamo sulle le lodi, ci mettiamo. Tedeum, sì, Tedeum. Schemano, prendete schema numero 2. Forse Francesco. Noi ti lodiamo Dio, ti proclamiamo Signore, o eterno Padre, tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, santo, santo Signore, Dio dell'universo. Ti chiedo da terra, sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la grande schiera dei martiri. Le voci dei profeti sono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo, Re della gloria e del Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo. Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. Salve il tuo popolo, Signore. Guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia. In te abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno. Lasciamo il numero 2 e iniziamo l'inno. O giorno primo e ultimo, giorno radioso e splendido del triunfo di Cristo, il Signore è risorto, promulga per i secoli l'edito della pace, pace fra cielo e terra, pace fra tutti i popoli, pace nei nostri cuori. L'alleluia pasquale risuoni nella Chiesa, pellegrina nel mondo, e si unisca alla lode armoniosa e perenne dell'Assemblea dei Santi. A te la gloria, o Cristo, la potenza e l'onore nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Allora ci sediamo. Adesso vorrei fare una piccola domanda, sediamoci. Sediamoci. Letizia, siediti alle piedi, siediti. Allora, la domanda è questa, e adesso se ognuno di noi faccia, risponda a questa domanda. Qual è stato di questi 10 numeri, come è chiamato? 10 benefici, motivi. 10 motivi per cui venire alla lezione divina. Qual è stato il motivo per cui tu ti accorgi che non puoi fare a meno della lezione divina? Vuoi dire, Maria Grazia, qual è? Cerca, quello per me? Sì, li sto rileggendo, sì. La cerchiamo e diciamo il numero è così, lo sottolineiamo. E se coincide con quello di cui siamo stati convinti noi, se veramente hanno letto il desiderio giusto, se hanno uno di questi fattori, ci ha dato una convinzione, un gusto, per cui vale la pena ascoltare e fare la lezione divina. Aspetta, il numero, il numero, quale? Leggilo. Affronterai ogni impegno quotidiano con maggiore forza e pazienza. Questo è dato la motivazione per cui questa lezione in effetti non l'ha tralasciato mai. Io l'ho detto. Invece quella giusta, prima lei che dicesse. Gli voglio fare una domanda e volevo venire all'orecchio per dirla, perché dato che per ora non sono costante le domeniche, domenica scorsa però, non sono venuta, quindi avevo un pochino di tristezza, sì. Sì. E io dico, non so che numero è, comunque l'ho fatto mio, mi dilata il cuore, che sarebbe? Il 6. Il 6. Il tuo cuore si dilaterà
e andranno via le paure e la tristezza. Bellissimo. Ma io stavo venendo proprio da lei prima che lei mi dicesse se per dirle questo. Bello questa coincidenza, perché si vede che siamo in perfetta armonia. Maria. Giovanna? Io due ne ho. Sì. Le quattro. Il numero quattro. Ogni scoraggiamento si trasformerà in viva speranza. E riuscirai. Per l'altro? Il 10. 10. Riuscirai a vedere il posto di vista. Benissimo. Ok, questo deve essere quello che dicono, mettiamolo in prima visione. Sì, l'ho fatto. Vabbè. Poi l'ottavo. Come? L'ottavo. L'ottavo? Ti sazierai al mattino con il suo amore e con il suo conforto. Che bellissimo. Poi? Io il quinto. Quinto? Sentirai uno strano riposo nel cuore. Bel strano riposo al cuore, bellissimo. Sì, straordinario. Strano, non ordinario, strano. Straordinario, strano, non strano. Sì. Antonietta San Filippo, il numero 3. Il numero 3, Antonietta. Affronterai ogni impegno. Come? Affronterai ogni impegno quotidiano con maggiore forza e pazienza. Che bello, bellissimo. Sì, questo se coincide. Carmelina? 2 e 4, vieni qua, fatti vedere e fatti sentire. Tu, il numero 2, questo è stato il motivo per cui ogni mattina vieni qui. Prende il volto. Carmelina è qua. Forse il 2? Il 2 e il 4. Dillo. Se sei angustiato, il tuo cuore troverà pace e sollievo. Perfetto. Ogni scoraggiamento si trasformerà in viva speranza. Capito? La parola di Dio che ci incoraggia, ci sostiene e ci fa affrontare bene le cose. Bellissimo. Questa è la parola di Dio. Gli effetti della parola di Dio. Maria Grazia? Sì. Io 7 e 8. 7 e 8, aspettate, Maria Grazia non veniva da molto tempo, momento in cui io gli ho detto domani ti aspetto perché devi fare la lezione divina, e da quel momento in poi viene tutto, siamo quasi tutte le mattine. Infatti volevo aggiungere che ancora è presto, però lo sento questo effetto, sebbene allora, il 7, che cioè da lavorare, però si formerà bene ogni coscienza, perché confrontandosi con la parola si rivede tanto, come Sant'Agostino, no? Sant'Agostino, che... sì. E 8, ti sazierai al mattino con il suo amore e conforto, con il suo conforto, perché dipende anche dal momento che si vive, e quella parola ha una potenza come quando si modella, come sì. Creatrice, sì. E rigeneratrice, come quando un medico ti sì, risana, sì, ti richiude le ferite e ti raddrizza anche un po'. È bello, sì, veramente così. Maria Grazia è uno dei miracoli della legge divina. Dentro una sete continua, perché ha avuto sempre la sete di Dio, della parola di Dio, però la legge divina gli ha dato questa stabilità, questa perseveranza. Allora persevera sempre. Sì. Invece grazie. Mariuccia, che viene da Raffadali, guardiamola. Il numero 9, perché il numero 9. Sono cosciente di sprecare il mio tempo, forse della vita in cose terrene, e allora dice qua il numero 9, arricchendoti con la parola di Dio, non sprecherai il tempo in cose inutili. Mi dice ciò che sono io. So sprecare il mio tempo, mi affanno, mi dedico qui, e
Che bello, ti senti arricchendoti mosso. Con la parola di Dio, non sprecherai il tempo in cose inutili. Bellissimo, bravo. Il tempo passa, ma è difficile. Anche Elison è buon figlio. Com'è? Elison Bonfiglio, Maria Nicosia, il 3, il 10 e anche il 7, è bellissimo. Sì, leggi. Allora, il 3, affronterai ogni impegno quotidiano con maggiore forza e pazienza. Poi il 10, riuscirai a vedere il volto di Cristo nell'Eucaristia. E il 7, si formerà bene ogni coscienza. Grazie Elison. Va bene. Posso dire io? Sì? Mettetevi lì, perché... No, non vuole essere ripreso. Tu non devi... Deve essere obbedire a me. Zeffirelli. Obbedisce a me. Lo chiamare Zeffirelli. Obbedisce a me. L'ora di sonno di cui ti priverai diventerà la più deposante. Che secondo me l'uomo è sempre inquieto. Si può riposare anche qui. Chi sei, cappellaio matto? Il nome? No, non tormento, ma risvegliando il cuore. Allora venite a me e io vi ristorerò. Io perché dico? Sì. Perché non c'è un uomo che ha il cuore quieto. Sì. Ecco Agostino, così. Ancora non l'ho detto Agostino. Allora, cerca di prendere le confessioni. Vabbè, comunque, però sì, ci sono le parafrasi, ci sono delle, però ci sono però dei pensieri molto belli, pensieri va bene, basta. Allora continuiamo, andiamo alle lodi. Ida di Rosa il numero 2. Sì. Ida di Rosa. Rita, sì. Ida di Rosa. Ida. Ah, Ida, però. Se intanto, sei. Aspetta, intanto la salutiamo perché si trova lì in Alta Italia, adesso non ricordo dove. Va bene. Guarda, la salutiamo, forza. Ida. Salutiamola. Ciao. Carmelina, saluta. Salutiamo. Ciao. Zia Gina, saluta. E io ti benedico, cara Ida. Sì, poi c'è anche Rosanna che scrive: finalmente dopo 2 anni sono riuscita ad ascoltarvi di nuovo in diretta. Ringrazio il Signore per questo. Per me è il quinto. Versetto. Il quinto sento uno straordinario riposo nel cuore. Bellissimo. Ascoltando la lezione divina. Grazie. E salutiamo anche Dina Vaccarella. Dina Vaccarella, il numero 3 e il numero 7. Sì. Dina. Sì. Sì. Mariuccia Rotolo scrive: io avrei l'imbarazzo della scelta. Bellissimo. Sì, perché sì. Tante volte sono tanti effetti meravigliosi. Ok, allora andiamo subito alle lodi. Allora, le antiche.